I casi di tumore nel corso del 2020 sono stati 19,3 milioni nel mondo e i decessi circa 10 milioni. Nel 2021 18 milioni di tumori e nel 2022 si sono aggiunti circa 390.000 nuovi casi. Il primato per il numero di diagnosi nel 2020 spetta al tumore al seno con 2,3 milioni di diagnosi. A seguito troviamo il tumore del polmone, del colon, della prostata e dello stomaco. Se si passa invece alla valutazione della mortalità, al primo posto troviamo il tumore del polmone che rappresenta circa il 18% di tutti i decessi per cancro, seguito dal tumore del colon e da quello del fegato. A livello globale, una persona su 5 svilupperà un tumore nel corso della propria vita. Lo dicono gli autori del rapporto Global Cancer Statistics 2020, prodotto in collaborazione dell'American Cancer Society e dell'International Agency for Research on Cancer. Nel rapporto vengono analizzati i dati relativi a 36 tumori in 185 diversi paesi del mondo. E con il progredire della scienza e della tecnologia si punterà, nel corso degli anni, a distruggere questi dati fino a renderli nulli. E se ci fosse già qualcosa in grado di distruggere e annientare letteralmente le cellule cancerose? Oggi torniamo ad aggiornare la mia playlist News dal Mondo e lo facciamo con una discussione molto promettente. Ebbene, io non sono un medico, non mi intendo di queste cose e proprio perché non sono un medico e non me ne intendo, mi affiderò a fonti devastanti in ambito accademico che sicuramente ne sanno più di me. E sto parlando dell'Università di Stanford e al Nature Chemistry, famosa rivista scientifica con pubblicazioni scientifiche annesse. Ebbene signori, ho scoperto qualcosa di veramente devastante. Non mi perdo in chiacchiere e mi limito a fare una cosa, mi limito a leggere e riportare le parole di Stanford. Purtroppo questo è un tema molto sensibile e non è il caso di speculare né di portare avanti determinate discussioni per, non so, creare il content. Ecco, semplicemente mi sono detto, questa cosa non è mai stata riportata in Italia e assolutamente va divulgata perché potrebbe, insomma, dare speranza a qualcuno. Ecco lo scopo di questo video. Stanford Education. Svolta nella produzione di un acclamato farmaco per il trattamento del cancro, raggiunto dai ricercatori di Stanford. Trovato naturalmente solo in una singola specie di albero nella foresta pluviale, il composto può ora avere una maggiore disponibilità per la ricerca e gli usi clinici. I ricercatori della Stanford University hanno scoperto un modo rapido e sostenibile per produrre sinteticamente un promettente composto antitumorale proprio in laboratorio. La disponibilità del composto è stata limitata perché la sua unica fonte naturale attualmente conosciuta è una singola specie vegetale che cresce esclusivamente in una piccola regione della foresta pluviale dell'Australia nord-occidentale. Attenzione, Ascoltate bene cosa dice Stanford. Il composto, denominato EBC46 e tecnicamente chiamato tigilanol tiglato, agisce promuovendo una risposta immunitaria localizzata contro i tumori. La risposta rompe i vasi sanguigni del tumore e alla fine uccide le sue cellule cancerose. L'EBC46 è recentemente entrato negli studi clinici sull'uomo a seguito del suo tasso di successo estremamente elevato nel trattamento di un tipo di cancro nei cani. Attenzione alle parole, Data la sua struttura complessa, tuttavia EBC46 era apparso sinteticamente inaccessibile, il che significa che non sembrava esistere alcun percorso plausibile per produrlo in laboratorio. Tuttavia, grazie a un processo intelligente, i ricercatori di Stanford hanno dimostrato per la prima volta come trasformare chimicamente un abbondante materiale di partenza a base vegetale in EBC46. Come bonus, questo processo può produrre analoghi EBC46, ossia composti che sono chimicamente simili ma che potrebbero rivelarsi ancora più efficaci nel trattare una gamma sorprendentemente ampia di altre gravi malattie. Queste malattie, che includono l'AIDS, la sclerosi multipla e il morbo di Alzheimer, condividono tutte percorsi biologici influenzati dal bersaglio dell'EBC46, un enzima chiave chiamato protein chinasi C o PKC.
Siamo molto entusiasti di segnalare la prima sintesi scalabile di EBC-46, ha affermato Paul Wender, professore presso la School of Humanities and Science, professore di chimica e per gentile concessione di chimica e biologia dei sistemi a Stanford e corrispondente autore di uno studio che descrive i risultati nella rivista Nature Chemistry. Essere in grado di produrre EBC-46 in laboratorio apre davvero enormi opportunità di ricerche cliniche. I coautori dello studio sono Zachary Gaintry, David Fenelli, Owen McKeeter ed Edward Ngo, tutti dottorandi nel laboratorio di Wender insieme all'ex membro Quang Lu. Wender ha trasmesso l'immensa soddisfazione che il team di ricerca ha provato per la svolta nella sintesi di EBC-46. Se avessi visto il laboratorio le prime settimane dopo il loro successo, ha detto Wender, avresti visto i miei straordinari colleghi sorridere da un orecchio all'altro. Sono stati in grado di fare qualcosa che molte persone avevano considerato impossibile. E quindi, signori, attenzione, non solo è stata scoperta una sostanza che è in grado testualmente da Stanford di rompere i vasi sanguigni del tumore e alla fine di uccidere le sue cellule cancerose, ma di fronte all'impossibilità in laboratorio di produrre una sintesi scalabile del composto, i ricercatori di Stanford hanno trovato una soluzione e hanno prodotto analoghi EBC-46 che condividono, sempre citando testualmente Stanford, tutti i percorsi biologici che sono in grado di influenzare anche altre malattie come AIDS e sclerosi multipla. Insomma, questo è l'articolo migliore che leggerai oggi, forse nella tua vita, ma continuiamo la lettura. Da una regione remota. Questo composto è stato inizialmente scoperto attraverso un processo automatizzato di screening dei farmaci candidati da parte di Cubiotics, un'azienda australiana. In natura, il composto appare nei semi del frutto rosa dell'albero del Blushwood. I marsupiali, come i ratti canguri muschiati che mangiano frutti di legno rosso, evitano i semi ricchi di tiglanolotiglato che, se ingeriti, gli provocano vomito e diarrea. L'iniezione di dosi molto più piccole però di EBC-46 direttamente in alcuni tumori solidi modifica la segnalazione cellulare da parte della PKC. Nello specifico, EBC-46 si propone di attivare alcune forme di PKC che a loro volta influenzano l'attività di varie proteine nelle cellule cancerose, attirando una risposta immunitaria da parte del corpo dell'ospite. L'infiammazione che ne risulta fa perdere la vascolarizzazione del tumore o vasi sanguigni e questa emorragia provoca la morte della crescita tumorale. Cioè, signori, articolo ufficiale dell'Università di Stanford Education, fate voi. Nel caso di tumori maligni cutanei esterni, i tumori si incrostano e cadono. Si stanno studiando i modi per fornire EBC-46 ai tumori interni. Nel 2020 sia l'Agenzia Europea per i Medicinali che la Food and Drug Administration negli Stati Uniti hanno approvato un farmaco a base di EBC-46 venduto con il marchio Stelfonta per il trattamento del cancro dei mastociti, i tumori della pelle più comuni nei cani. Uno studio, infatti, ha mostrato un tasso di guarigione del 75% dopo una singola iniezione e un tasso dell'88% dopo una seconda dose. Da allora sono iniziati gli studi clinici per i tumori della pelle, della testa e del collo e dei tessuti molli, però negli esseri umani. Sulla base di queste esigenze cliniche e di ricerca emergenti, unite ai limiti geografici dei semi di origine, gli scienziati hanno preso subito in considerazione l'idea di creare piantagioni speciali per gli alberi di Blushwood, ma farlo presenta una serie di problemi. Per cominciare, gli alberi richiedono l'impollinazione, il che significa che il giusto tipo di animali impollinatori deve essere a portata di mano. Inoltre, gli alberi devono essere piantati a densità e distanze adeguate per favorire l'impollinazione. Inoltre, le variazioni stagionali e climatiche influenzano gli alberi insieme ai patogeni. La messa da parte di appezzamenti per alberi di Blushwood pone inoltre problemi di utilizzo del suolo. Per una produzione sostenibile e affidabile di EBC-46 nelle quantità di cui abbiamo bisogno, ha affermato il professor Wender, il professore di Stanford, dobbiamo davvero seguire la via sintetica. Creare EBC-46 da zero. Un buon punto di partenza per realizzare EBC-46, hanno capito Wender e colleghi, è il composto di origine vegetale Farbol.
più di 7.000 specie di piante producono derivati del ferbolo in tutto il mondo e i semi ricchi di forbolo sono commercialmente poco costosi. I ricercatori hanno selezionato Crotontilium, comunemente noto come Purging Croton, un'erba usata nella medicina tradizionale cinese. Il primo passo nella preparazione dell'EBC46, spiega Wender, coincide con l'esperienza quotidiana. Compri un sacco di questi semi e non è diverso dal fare il caffè al mattino, ha detto Wender. Macini i semi e fai passare un solvente caldo attraverso di essi per estrarre il principio attivo, in questo caso un olio ricco di forbolo. Dopo aver elaborato l'olio per ottenere il forbolo, i ricercatori hanno dovuto capire come superare la sfida precedentemente insormontabile di coprire una parte della molecola chiamata anello B con atomi di ossigeno posizionati con cura. Ciò è necessario per consentire all'EBC46 di interagire con PKC e modificare così l'attività dell'enzima nelle cellule. Per guidare i loro studi chimici e biologici, i ricercatori si sono affidati alla strumentazione dello Stanford Neuroscience Microscopy Service, allo Stanford Cancer Institute Proteomics Mass Spectrometry Shared Research and Cluster Stanford Sherlock per la modellazione al computer. Con questa guida il team è riuscito ad aggiungere atomi di ossigeno extra all'anello B del forbolo, prima attraverso una cosiddetta reazione IN condotta in condizioni di flusso dove i reagenti si mescolano mentre corrono insieme attraverso i tubi. Il team ha quindi introdotto altri gruppi di anelli B in modo graduale e controllato per ottenere le disposizioni spaziali desiderate degli atomi. Insomma, tanto è inutile che entro nello specifico, spiegano come sono riusciti con l'aiuto della tecnologia a produrre la sintesi scalabile dell'EBC46 partendo da altri composti vegetali. E se prima c'era il problema della reperibilità di questa sostanza, ora sono riusciti a sintetizzarla e questo significa ricerca. Questo significa possibilità di ricerca con la sostanza a portata di mano. Questo articolo è parallelo allo studio che cita, allo studio che state guardando, una vera e propria pubblicazione scientifica pubblicata dai ricercatori di Stanford su Nature Chemistry e come sempre a fine video ovviamente condividerò tutti i link sul mio canale Telegram. La pubblicazione scientifica si chiama Sintesi pratica del tighilanolo tiglato e dei suoi analoghi, in pratica quello di cui abbiamo appena parlato. Comunque signori, se ci pensate la natura ci mette davvero tutto a disposizione. Pensate quanto è complesso l'equilibrio naturale che dà vita a certe meraviglie per tutta una serie di problemi correlati all'habitat, ai grandi impollinatori della regione. I ricercatori hanno concluso che anche volendo sarebbe stato impossibile creare degli allevamenti di Blushwood perché quell'albero che crea quei determinati frutti unici nasce e prospera solo in una determinata regione dell'Australia. Rimango sempre più affascinato dalla magia della natura e mi auguro che prima o poi dia davvero la svolta finale alla ricerca contro il cancro. Per quanto riguarda questo video, mi è sembrato veramente incredibile leggere su di una pubblicazione di Stanford che esiste una sostanza in grado di devascolarizzare determinati tumori e di ucciderli. E quindi, sai com'è. Siccome non lo fa nessuno, ho deciso di portarvi questo contenuto con la speranza che possiate approfondire. La domanda è una, perdonatemi, signori. La vera domanda è solo una: perché questa notizia l'hai dovuta apprendere da un signor nessuno mascherato su YouTube? Perché io non ne avevo mai sentito parlare, quando poi se vai a vedere l'articolo di Stanford è del 2 ottobre 2022. Fatevele queste domande ogni tanto che fa bene. Come sempre il The Guardian invece non delude mai e se avete ancora dubbi ne ha ampiamente parlato e la cosa che trovo veramente devastante, veramente signori allucinante, è che l'articolo è del 2014. Cioè, ma possibile che in Italia non se ne sia mai sentito parlare? Tumori cancerogeni distrutti dalla bacca trovata nella foresta pluviale del Queensland. Cioè, a quanto pare la comunità scientifica è a conoscenza di questa cosa già da tempo, scrivono. Una singola iniezione del farmaco direttamente nei modelli di melanoma in laboratorio, così come nei tumori della testa, del collo e del colon negli animali, ha distrutto i tumori a lungo termine in oltre il 70% dei casi. Ora, signori, dall'articolo del 3 ottobre di Stanford, dove annunciano una svolta per quanto riguarda l'EBC46, si evince qualcosa di veramente interessante, ossia che sono stati approvati gli studi clinici sugli esseri umani. Scrivono testualmente che l'EBC46 è recentemente entrato negli studi clinici sull'uomo, a seguito del suo tasso di successo estremamente elevato nel trattamento di un tipo di cancro nei cani. Ecco,
Questo è un aspetto da definire, ovviamente parlano di un'efficacia sui tumori dei tessuti molli e gli esperti, i medici e i ricercatori sapranno sicuramente approfondire meglio di me. Sia chiaro, onde evitare equivoci, non parliamo di una panacea per tutti i mali, ok, ma di una svolta per quanto riguarda un tipo di sostanza che la stessa Stanford reputa molto, molto promettente. Parlano di una sostanza in grado di distruggere alcuni tipi di tumore e mi chiedo come questa cosa in Italia non sia mai stata riportata da nessuno. Ma leggiamo cosa scrive QBiotics direttamente sul suo sito. La nostra molecola principale, il tigilanolo-tiglato, è una nuova piccola molecola somministrata direttamente in una massa tumorale solida. Una singola iniezione intratumorale di tigilanolo-tiglato distrugge rapidamente i tumori iniettati. Cioè, mi sembra, non serve essere un dottore per capirlo, no? Una singola iniezione distrugge rapidamente i tumori iniettati. Con una recidiva tumorale minima, il tigilanolo-tiglato agisce direttamente interrompendo i vasi sanguigni tumorali che riforniscono il tumore e uccidono direttamente le cellule tumorali attraverso un processo chiamato oncosi. Il tigilanolo tiglato induce anche una rapida guarigione del sito del tumore, cioè fate voi. Non serve assolutamente essere dei dottori per capire un testo scritto, per capire quello che scrivono. Ecco, sarete d'accordo con me che Stanford, il Guardian e la stessa QBiotics parlano in modo estremamente positivo di questa sostanza e adesso che la stessa Università di Stanford è riuscita a produrre una sintesi scalare del composto, mi auguro che se ne parli. In tutta la mia ignoranza in questo campo, continuando le ricerche in merito a questa storia, ogni due minuti mi dicevo: cavolo, ma è possibile che non ne parli proprio nessuno? Cioè, dovrebbe essere sparata da tutti i media questa cosa. Come può essere possibile che non ne sapevo nulla? Ecco, io queste domande me le faccio. Io ovviamente prendo le distanze da ogni tipo di discussione relativa a questo video, perché non sono un medico e non sono in grado di mettere bocca, però è evidente che gli esperti parlano chiaro. Da Stanford alle pubblicazioni scientifiche su Nature Chemistry al sito ufficiale del produttore del farmaco. A quanto pare questo enorme successo nel curare alcuni tipi di tumori nei cani ha portato poi ad una ricerca più approfondita in ambito medico e oggigiorno è evidente che si parli di oncologia umana. Ma a chi conviene questa cosa? E a chi non conviene? Cosa implicano determinate scoperte rivoluzionarie? Queste sono domande a cui purtroppo dovrete arrivare da soli. Per quanto riguarda questo video mi sono limitato a riportare dati autorevoli per informare. Ti invito ovviamente ad approfondire e se ne sei in grado ti invito a dare un contributo nei commenti. Io spero che il video ti sia piaciuto. Che dire, speriamo bene e auguro a tutti tanta salute. Se sei arrivato a questo punto del video e pensi che me lo sia meritato, lascia un like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!